Ospite del forum di Blog Sicilia oggi è Mimmo Milazzo, segretario generale della CISL Sicilia, neo segretario anche se ormai da un poco di tempo. Con lui cerchiamo di affrontare una serie di temi attuali, di attualità, ma a partire proprio dalla cronaca. E proprio per partire dalla cronaca rivolgo subito la prima domanda. È di questi giorni la notizia drammatica della morte di una bambina a Catania perché non si è trovato posto in una UTIN. Impazza la polemica sui tagli alla sanità. Tagli e dunque bilancio, ma qual è realmente la situazione? Altri sindacati hanno attaccato fortemente i tagli, voi cosa pensate? Beh, senza dubbio questo parte da una politica sbagliata dei servizi alla comunità locale. I tagli vanno fatti ma non in maniera indiscriminata, bisogna potenziare i servizi ai cittadini e riteniamo che fra questi bisognava proprio potenziare questa linea di attività all'interno di un territorio vasto come quello dell'area del Catanese. Ma non bisogna fare solo questo esempio, un fatto drammatico che ci addolora tutti indubbiamente e questo deve far ripensare un modo di fare la politica sanitaria in Sicilia affinché queste disgrazie non possano più accadere. Parlando però di tagli, automaticamente ci viene da parlare subito di riforme, perché il governo della regione lega le due cose indissolubilmente, se così possiamo dire. E parlando di riforme, proprio in questi giorni si è parlato anche moltissimo di riforma delle province. Come dovranno essere le nuove province? Cosa può fare il sindacato per intervenire su queste riforme? Beh, proprio oggi abbiamo fatto l'audizione con la prima commissione affari istituzionali dell'Assemblea regionale. È stato un confronto molto aperto, costruttivo, abbiamo spiegato meglio sul testo base come salvaguardare non solo i livelli occupazionali che sono indispensabili per offrire sempre migliori servizi alla comunità locale, ma noi pensiamo ed ipotizziamo nella nostra organizzazione una regione leggera, cioè una regione che deve programmare, cioè le ex province, oggi liberi consorzi o città metropolitane vanno viste come enti intermedi che devono pianificare gli atti di programmazione dell'amministrazione regionale. Quindi faccio degli esempi, cioè non è concepibile che per avere un'autorizzazione per mettere un ombrellone sulla spiaggia bisogna che sia la regione a dare l'autorizzazione, quindi nuove competenze, nuovi enti che sono indispensabili per offrire alla comunità locale i servizi di cui hanno bisogno. Un altro tema tornato alla ribalta in questi giorni è lo stato disastroso delle ferrovie nella nostra isola. La prossima settimana al Ministero delle Infrastrutture si discuterà del contratto di servizio del trasporto ferroviario in Sicilia. Partiamo da una constatazione: ci siamo resi conto che sul sito di Trenitalia non ci sono né la Sicilia né la Sardegna. Beh, quello è un tema che la CISL ha sempre portato avanti attraverso la sua categoria dei trasporti, è un tema che noi portiamo avanti da tanto tempo e che va affrontato in maniera compiuta. Ci vuole maggiore autorevolezza del governo regionale per far sì che il centro, al centro si discuta in maniera seria e compiuta rispetto alle esigenze di una comunità locale di 5 milioni di abitanti. Non è immaginabile minimamente la non continuità territoriale rispetto alle questioni di merito e di sostanza che è l'attraversamento dello stretto. Non si possono ipotizzare percorsi diversi rispetto a una riattivazione dei meccanismi anche attraverso l'alta velocità che riteniamo che in Sicilia ci debba essere. Avete comunque abbandonato quella che era l'idea di qualche tempo fa del ponte sullo stretto, però resta un problema importante. Beh, noi ponte o non ponte, al di là dei costi, serve la continuità territoriale, quella è indispensabile, quindi in quella direzione bisogna far sì che il governo regionale, in testa il suo presidente, come si suol dire, battono i pugni su Roma affinché sia modernato l'attraversamento dello stretto, non con i vecchi sistemi ancorati agli anni 60, ma in un sistema moderno che dia servizi alla comunità locale. Parlando comunque sempre di regione, di riforme e di tagli, martedì i sindacati si incontrano, parleranno fra di loro, ma sempre martedì c'è una convocazione alla regione. C'è un grande tema, il grande tema che riguarda il pubblico impiego, ma non soltanto, che riguarda comunque tutta la riorganizzazione di questa regione. Cosa direte al Presidente della Regione? Beh, innanzitutto noi ripartiamo martedì prossimo con gli attivi regionali e unitari.
Ciò non avveniva da parecchio tempo e quindi questa unità di intenti ci fa ben sperare in termini di collaborazione non solo tra le centrali confederali, ma soprattutto anche per avere un confronto serio e serrato con il governo della regione, sui conti della regione, sulla verità dei conti della regione, perché troppe cifre sentiamo dire in giro e siamo fortemente preoccupati. Non vorremmo che si continuasse con la politica dei tagli lineari, ciò non è ammissibile, quindi noi daremo la nostra collaborazione in un ampio confronto costruttivo, ma in un sistema integrato. Non si può discutere oggi di riordino delle autonomie locali in Sicilia con le città metropolitane e liberi consorzi, domani della regione. Si deve vedere un insieme di norme che devono portare a frutto il miglioramento dei servizi e la qualità delle stesse amministrazioni in termini di efficienza ed efficacia. Altro ambito regionale nel quale sembra regnare il caos assoluto è quello della formazione. Abbiamo dovuto constatare anche il fallimento di molti progetti che erano rivolti ai giovani, basti pensare al famoso piano giovani che suscitò tanto scalpore quest'estate. Ma questa quindi è una regione che non è in grado di formare. Beh, non solo la Regione non assolve il proprio compito istituzionale, che è una competenza che obbliga la Regione ad effettuare, quindi e quindi in quella direzione, secondo me, si sono stati commessi diversi errori da parte dell'amministrazione regionale. Non si può, in un certo senso, interrompere la continuità della formazione professionale in Sicilia che veniva svolta in maniera, diciamo, egregia per alcuni versi. Ma all'interno della stessa non possiamo buttare a mare, i lavoratori che in quel contesto operavano. Mi spiego meglio. Noi interessa salvaguardare i lavoratori e i progetti, professionali che interagiscono all'interno dello stesso, non gli enti di formazione, per distinguere in maniera chiara e netta, perché il controllo degli enti appartiene alla Regione e la formazione professionale in Sicilia ha punti anche di eccellenza in termini di qualità e professionalità degli operatori, che è un patrimonio che non si può disperdere. Va comunque riqualificato eventualmente ce ne fosse bisogno. Per concludere, ma quante possibilità ha la nostra regione in un sistema Italia che è in crisi di uscire da questa crisi e di riorganizzarsi realmente, concretamente? Beh, innanzitutto bisogna partire dalla questione delle compatibilità finanziarie, come legittimamente stai dicendo. È in atto la compatibilità finanziaria della Regione non sono serene. Abbiamo visto l'esercizio provvisorio che prevede un accordo con lo Stato di 1 miliardo e 700 milioni per chiudere il bilancio, quindi un esercizio provvisorio che vede programmare un confronto con lo Stato. Siamo alla 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio provvisorio, non c'è un tavolo aperto, quindi questo ci preoccupa parecchio, perché ciò significa mettere in campo seriamente un confronto coerente e corretto con lo Stato, come hanno fatto le altre regioni sottospeciali che hanno chiuso tutti gli accordi per l'attuazione delle norme statutarie. Da noi ancora gli articoli 36, 37 e 38 non sono ancora stati applicati compiutamente, quindi la commissione paritetica deve fare un lavoro molto veloce, in assenza del quale è inevitabile che ci sia un accordo ponte per risolvere le questioni finanziarie della stessa regione, ma soprattutto per garantire il funzionamento anche dei servizi alla collettività, quindi anche i finanziamenti a comuni e province che in atto ancora sono esistenti per garantire quei servizi minimi indispensabili che in questo periodo si sono abbassati parecchio. Esempio concreto, la Corte dei Conti nazionale ha certificato di recente che ormai gli enti locali sono ridotti all'osso, cioè nel senso che i tagli lineari dei governi che in questi ultimi anni si sono succeduti hanno determinato una criticità enorme in termini di servizi. E quindi anche la Corte dei Conti lancia l'allarme per dire basta i tagli lineari e bisogna anzi rafforzare i servizi alla comunità locale. Grazie a Mimmo Milazzo, segretario generale della CISL Sicilia, per essere stato ospite qui a Blog Sicilia e speriamo di averlo ospite in altre occasioni. Grazie a voi.